Ancora una dedica, tutta per voi, sempre con M-Live Marish 5, un bel microfono a condensatore. Buon ascolto. La prima classe costa 1000 lire, la seconda 100. La terza dolore, spavento e puzza di sudore dal boccaporto, odore di mare morto. Signor capitano, mi stia a sentire, ho belle pronte le 1000 lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere tra le mani. E con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale, a questa luna gigante. Chi l'ha detto che in terza classe, che in terza classe si viaggia male? Questa cuccetta sembra un letto a due piazze e ci si sta meglio di un ospedale. A noi cafoni ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori, che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo. E quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti gallo. Ci sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore, sì, piano piano si vada a squagliare. In mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica. E gira, gira che fuori piove e nevica. Per noi ragazzi di terza classe, che per non morire si va in America. Marconi sta sulla sua torre, le lunghe dita celesti nell'aria, trasmetteva saluti e speranze per questa crociera straordinaria, e riceveva messaggi d'auguri in quasi tutte le lingue del mondo. Comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. E la ragazza di prima classe, innamorata del proprio cappello, quando la sera lo vide ballare, lo trovò subito molto bello. Forse per via di quegli occhi di ghiaccio così difficili da evitare. Pensò magari con un po' di coraggio, prima dell'arrivo mi farò toccare. E com'è bella la vita stasera, tra l'amore che tira e un padre che predica. Per noi ragazze di prima classe, che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe, che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe, che per sposarci si va in America.